Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul slash PR unboxing, non so mai come chiamarli questi video. Comunque vi faccio vedere alcune cosine che ho acquistato durante il mese e vi faccio vedere alcune cose che invece mi sono arrivate durante il mese. Abbiamo un sacco di roba, quindi direi di cominciare. Prima di tutto, come al solito, è arrivata la Beauty Box di Lookfantastic. Questa qui è la box di agosto e il colore è stupendo. Queste cose in realtà ve le ho fatte vedere già su Instagram, però ho pensato, non lo so, mi piace farvele vedere anche su YouTube perché magari c'è chi non ha Instagram, eccetera, eccetera. Quindi vabbè. Per chi non lo sapesse, io lo spiego sempre. Questo qui è un abbonamento. Praticamente voi andate sul sito di Lookfantastic e potete scegliere di fare l'abbonamento da un mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, eccetera, eccetera. E ovviamente in base alla tempistica cambia il prezzo. Più è lungo l'abbonamento e meno vi costa, e una volta al mese vi arriva a casa una box con all'interno dei prodotti. Questo mese è più incentrata su skincare, body care, quindi non ci sono prodotti make up, ma ci sono prodotti per capelli, eccetera, che secondo me ha anche senso perché ad estate, boh, è difficile che uno provi prodotti nuovi di make-up, più che altro magari skincare che può essere più utile. Nella box di questo mese c'era questa crema qui di Ren, che è la Ever Calm Global Protection Day Cream, che è una crema viso da giorno. Un siero di Caudalie, che è questo qui, che è il Vino Perfect, credo. Poi con ogni box arriva anche il libricino con tutte le caratteristiche all'interno spiegate. Qui c'è scritto che il siero di Caudalie all'interno la viniferine, credo, che è 62 volte più efficace della vitamina C e serve per rendere la pelle più omogenea, quindi andare a rimuovere i dark spots, quindi quei puntini rossi che ho sempre io, in 4 settimane. Io ho aspettato a provare qualsiasi cosa perché volevo prima farveli vedere. Poi abbiamo la Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream, quindi crema per le mani. Per quanto riguarda questa qui dipende, ad alcuni capita la crema mani, ad altri capita la crema per il corpo, io ho ricevuto quella per le mani. Poi abbiamo il Percy & Reed Volumizing Mousse, che è questa qui che è una mousse per i capelli e dovrebbe andare a volumizzarli. Un body wash di Mio, che è appunto per lavare il corpo. Infine, come ultimo prodotto, abbiamo questa crema qui che è di Avant ed è la Deluxe Hyaluronic Acid Face and Eye Night Cream, quindi crema notte da usare sia sul viso che sul contorno occhi, con vitamina B3 che aiuta a ridurre i pori allargati e la pigmentazione della pelle. Devo provare questi prodotti il prima possibile perché ho un sacco di puntini rossi sul viso perché mi schiaccio i puntini neri e non dovrei farlo, però poi mi lascio i segni e quindi ho bisogno di questi prodotti e non vedo l'ora di provarli. In realtà mi è arrivato il mese scorso, però non ve l'ho fatto vedere. Da parte di Urban Decay mi è arrivato il Lash Freak, che è il nuovo mascara. Ovviamente molti di questi prodotti li proviamo nel prossimo video, come al solito. E appunto è un mascara, dovreste riuscire a vedere bene qui più o meno come è fatto, molto particolare, e dovrebbe andare a volumizzare tantissimo le ciglia, quindi anche questo non vedo l'ora di provarlo. Poi mi è arrivato un pacchetto gigantesco da parte di Sigma. Io in realtà li apro prima, sia perché li faccio vedere subito su Instagram, sia perché se no mi si accumula tipo tutta la carta in giro e non è il caso. Comunque mi è arrivato un kit di pennelli della collezione Rose Gold, che ovviamente ho già usato per fare questo look che mi vedete addosso. Comunque sono questi qui. Sono 3 per il viso e 2 per gli occhi. E c'è anche l'astuccio, guardate che bello. Anche questo rose gold. Stupendo. E sempre nel pacchetto c'erano anche il Sigma Infinity Point, che è un rossetto. La Sigma Enchanted Palette, che all'interno è fatta così. Bellissima, guardatevi questi verdi, che belli che sono. Ma anche questi colori qui, cioè, bellissima veramente. Questa qui non l'ho ancora provata, ma la proveremo in futuro insieme, come al solito. Poi mi è arrivato un pacchetto da parte di Revlon con all'interno alcuni prodotti, tra cui una matita per sopracciglia, un prodotto per le sopracciglia che è il Colorstay Brow Fiber Filler, e poi questi matitoni qui per gli occhi di 4 colorazioni diverse che sono veramente bellissimi. E questi qui sono gli swatches, guardatevi che bei colori. Praticamente sono degli ombretti fatti direttamente a matita, quindi voi li applicate sulla palpebra. Ma guardatevi questo colore quanto è bello. Cioè, in realtà sono tutti molto belli, ma questo qui, tipo, quando l'ho visto ho dato i numeri. È
è bellissimo. Poi il mese scorso, a fine luglio, c'è stato il Lipstick Day e in occasione mi è arrivato questo pacchetto da parte di Max Factor, Rimmel e Bourjois. Max Factor ha mandato questi due kit qui, che sono i Lipfinity, che personalmente non ho mai provato, ma su Instagram mi avete detto che vi piacciono tantissimo, quindi non vedo l'ora di provarli. Da parte di Rimmel sono arrivati due Provocalypse, abbiamo la 500 e la 210. E questi qui li ho già provati in colorazioni diverse, mi piacciono veramente un sacco. Da una parte hanno il rossetto matte, dall'altra hanno il gloss trasparente. Io personalmente uso sempre la parte matte, però sono belli pigmentati, sono ultra confortevoli, veramente molto belli come rossetti, non seccano troppo le labbra, veramente ottimi. Bourjois invece ha mandato due Rouge Velvet Ink, che sono questi due qui, che personalmente ancora non sono riuscita a provare. Spero di riuscire a provarli molto presto, sicuramente magari porterò qualcosa in vacanza con me per dargli un'occasione. Invece da Primark sicuramente li avrete già visti, ho acquistato dei prodotti per farci un video che è uscito settimana scorsa, credo, due settimane, vabbè è già sul canale comunque, io sto prefilmando per quello non so quando usciranno i video. E poi oltre a tutti i trucchi che avete visto in quel video ho acquistato anche le mie salviette classiche, le Cool as a Cucumber. Non vi so neanche dire quante ne ho finite di queste. Io queste qui non le uso tanto per struccarmi, ma le uso più che altro tipo quando filmo, perché sono una pasticciona e c'è sempre un casino su questo tavolo, ho sempre le mani tutte piene di swatches o di ombretti eccetera, quindi queste qui mi salvano sempre la vita, le compro ogni volta che vado lì, infatti penso di avere una scorta a vita nei cassetti a questo punto. Poi ho preso un paio di pantaloncini che in realtà sarebbero per il pigiama, però io li ho presi perché tipo in casa fa caldo di solito e volevo un paio di pantaloncini super leggeri e questi sono leggerissimi, pagati 7 euro se vi può interessare. Da acqua e sapone ho comprato due prodotti di Schwarzkopf della linea Gatsby e sono il Waterproof Styling Gel e il Blasting Freeze Spray. Questo qui lo utilizzo per fare tipo le soft brows, invece di usare il sapone uso questo qui. Nel prossimo video vi faccio vedere come faccio a farle e ci sto trovando veramente troppo bene, è un prodotto top, dovete assolutamente provarlo se vi piacciono le soft brows o se vi serve un gel che tenga le sopracciglia a posto tutto il giorno. Questo è pazzesco e ovviamente potete usarlo anche sui capelli. E poi ho preso anche questa lacca qui che di nuovo fa l'effetto tipo colla, quindi va benissimo per quando fate la coda e avete tutti quei baby hair che escono e vanno in giro, questa li tiene a posto in un modo assurdo. Quindi prese d'acqua e sapone, ma li trovate anche su Amazon, penso anche tipo Lilla Poix, in quei posti che vendono prodotti di bellezza drugstore diciamo. Poi mi è arrivato un pacchetto invece da parte di Douglas, ora sul sito è disponibile Morphe, cioè in realtà già da un mesetto, però sul sito ora è disponibile Morphe e sono stati troppo gentili, mi hanno mandato una box con all'interno alcuni prodotti di Morphe. Prima di tutto questo qui che è il kit con dentro i pennelli, e sono questi qui, ci sono due pennelli da sfumatura, un pennellino penna, poi c'è il pennello per l'eyeliner, uno per le sopracciglia e ce n'era un altro che ho usato prima con tipo piatto per andare a tamponare il colore sulla palpebra mobile che non vedo da nessuna parte, quindi ottimo. Poi mi hanno inviato anche il Eyelid Primer, che è questo qui, primer occhi, sempre di Morphe, mai provato quindi non so come sia, ma lo proveremo in un altro video perché mi sono dimenticata di usarlo nel prossimo. Poi mi hanno inviato la 35V, guardate quanto è bella, cioè è assolutamente stupenda. Non mi ricordavo dell'esistenza di questa palette, altrimenti l'avrei acquistata mesi e mesi fa. E infine mi hanno inviato anche il mio grande amore, il Continuous Setting Mist. È il mio setting spray preferito e ora ho quello di scorta e non potete capire quanto sono felice in questo momento. Sono felicissima. Infine, ultimissima cosa da parte di Kiehl's, mi è arrivata questa crema qui, che è la Ultra Facial Cream, ed è in limited edition con Kiehl's Loves Italy, il pack limited edition. Quella sto usando ultimamente, molto ricca come crema, però molto leggera, e cercando su internet ho scoperto che comunque è adatta per pelli sensibili come la mia, quindi non ha all'interno tipo
ingredienti che vadano a irritare tanto la pelle. Questo è quello che ho letto io, cercando tipo l'inci eccetera. Devo dire che mi sta piacendo veramente tanto, la sto usando tutti i giorni. Forse per l'estate è un pochino troppo ricca, però soprattutto in quei giorni in cui magari non mi trucco, questa la uso tantissimo. Io sono sicura al 99% di aver dimenticato qualcosa, ma non riesco a capire che cosa. Ovviamente fatemi sapere quali di questi prodotti vi incuriosiscono di più, così se non li proviamo nel prossimo video io me li segno e li provo in un altro ancora. E spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi, e spero di vedervi nel prossimo video in cui proviamo insieme alcuni di questi prodotti. Grazie per la compagnia e vi auguro una buona giornata. Ciao!